Salve a tutti, oggi volevo vedere il grafico sterlina contro franco svizzero per esaminare un attimo come è possibile anche andare a cercare l'operatività quando non se ne vede. Vi segnalo brevemente, questa è l'email cui scrivere per avere informazioni per il secondo meeting che faremo a Milano il giorno sabato 7 aprile. Torniamo al grafico, questo è un daily con candele giapponesi, la solita media esponenziale 200 periodi e il nostro MACD. In questo caso può essere difficile di primo acchito andare a cercare quello che può essere sia un punto d'ingresso sia anche che tipologia di operatività, in quanto i prezzi sono appoggiati sulla media 200, ma con una spinning top, con una candela di indecisione, dopo un'altra candela che ha avuto dei massimi poi riassorbiti, quindi una candela di rifiuto del prezzo che preannuncia una possibile prosecuzione dello storm. In questo caso si tende a saltare il grafico, a non poter vedere velocemente che cosa esso possa offrire. In questo caso è bene salire e passare a un time frame più alto per cercare di minimizzare il rischio. Passando in questo caso sul time frame mensile, vediamo come cambiano parecchie cose. In primis, vediamo che nel lungo periodo abbiamo avuto un triplo minimo molto preciso, statico, e che su questo triplo minimo si è avuta una fortissima divergenza rialzista del momentum. Da questo punto i prezzi sono chiaramente scesi. Allo stesso punto il momentum è in chiarissima divergenza rialzista. Abbiamo una nuova prosecuzione del ribasso dei prezzi con minimi decrescenti, e continuano invece a essere crescenti i minimi sul momentum, e adesso è passato anche in positivo. Se noi andiamo adesso poi a fare uno zoom sul grafico e lo ripuliamo, quello che si può vedere è che si è avuta con questa risalita dei prezzi una rottura di quello che è un triangolo, un primo retest. Qui abbiamo una candela ribassista e adesso probabilmente andrà a cercare di fare un secondo retest. Quindi a questo livello, all'incirca in area 1,2750, quindi nella prossimità del retest del triangolo, sarà possibile andare a scendere nuovamente sul time frame daily per cercare operatività long. Per cui quello che posso sempre consigliare è cercare di guardare un grafico passando anche al time frame superiore per guardare quello che è per trovare il movimento principale di trend. Un saluto a tutti, buona domenica.